Ciao Vets, benvenuti in un altro episodio di FTB. Sì, mi sono perso. Oggi ho registrato Skyrim Confinal, che uscirà tipo prima di questo video, però mi sono perso nel dire. Siamo su FTB adesso, ma DJ, siamo su FTB Devolve Mod Pack. E non perdiamoci in chiacchiere, perché quello che dovremo fare oggi, e mi sa che durerà per un bel po' di episodi, sarà un bel po' lungo. Quindi qui ho fatto una semiporta per andare subito ai motori, però mi sa che mi sono già rotto le palle. Vabbè, dobbiamo fare una stanza qui fuori per vari macchinari, perché qua dentro è troppo piccolo. Quindi faccio la stanza, arrivo su. Ok, come vedete ho fatto questa stanza, il pavimento lo rifarò io, e come vedete qui c'è il nulla più profondo. Però vabbè, troverò un modo per coprire il tutto qui. Ok, qua ci saranno questi qua visibili, ma almeno non creeranno problemi. Un'altra cosa che volevo dirvi è che sposto il magma crucible. Vabbè, cazzo, cosa importantissima. No, non mi ricordo più cosa dovevo dirvi, ma vabbè, amen. Non sarà stato importante. Quindi andiamo di qua, portiamo il tubo. Ne ho pochi, ne ho uno, vabbè. Dovrei averne qualcuno nella borsa. Sì, 27 li ho fatti off camera. Zac. Quindi magma crucible ce l'ho. Sì, ok, tanto lo metto qua. Dovrei portare qua anche il liquid transposer, così avrei tutto. Bella smelting qua, potrei anche evitare. Ma cosa, però non mi serve sto tubo. Vabbè, questa qua. Qua metterò boh, qualcos'altro. O se no posso fare... No, lasciamo stare. Ok, cominciamo subito, perché sennò non finiamo più. Oggi facciamo quello che forse piacerà a molti e sarà molto importante, che io so fare. Facciamo l'arboretum e il logger. Quindi ci facciamo due strade casing, che messo qui fa il carpenter, e messo qui sopra fa il Thermionic Fabricator. Quindi andiamo qui. Ecco perché anche io ho fatto questa stanza. E con qualche cavo disposto, magari lo mettiamo per di qua. Tanto per ora non è ancora. Senza consumare tanti cavi, perché non ho palle poi di... Mettiamo uno qua e l'altro qua. Allora, il carpenter va ad acqua, quindi bisogna andare a prendere un po' di acqua. Magari se Fraps non lagga. Ma sì, li facciamo con questi. Tanto credo che funzioni lo stesso, sperando. Ne proviamo uno, aspettate. Sì, li ho messi perfetti. Ne proviamo 12. Dov'è l'acqua? Non dirmi che non ho acqua infinita in questa casa. Non ho l'acqua infinita in questa casa. Ma io non ci credo. Quindi meglio farci un'acqua infinita. Uffa. Meglio farci un'acqua infinita. Ho un bucket. Ho due bucket, quindi... Ah, vero, l'avevo fatta, soltanto che l'avevo eliminata, perché non serviva più. Quindi meglio farcela. Qua le nostre mucche, le nostre coltivazioni vanno su di giri. Aspettate, io ho carbone qua dentro. Non mi ricordo più se l'avevo lasciato andare o no. Sì, esatto. E che cazzo? E che cazzo? E come faccio a prendere l'acqua adesso? E questo dove cacchio lo butto? Ho un
un secchio qua dentro, no. Ah, ci tocca farci un secchio. Sapevo io che questo episodio durerà tanto. Bene, ora avete scoperto che si può prendere anche il liquido, quello là, col secchio. Anche se è inutile. Vabbè. Ah, ci tocca farci un altro secchio. Magari prendiamo l'acqua che ho buttato qua a cazzo. Come faccio a prenderla? Scusami tanto. Dovrei beccare la boss. E mettiamo la torcia. Quindi, prima di fare altre cazzate. Apri. Andiamo qui, ci facciamo l'acqua infinita, cosa vuoi che vi dica? Dove cazzo facciamo l'acqua infinita? Qua sotto? No, mi serve un luogo in cui fare l'acqua infinita, magari con... che idea. Andiamo a prenderci qualche stone. 1, 2, 3. Là. Allora, Stone Slab. Ci facciamo la zona dell'acqua infinita, diciamo. Quindi se io voglio che questa sia zona là, quindi acqua là e acqua qua, perfetto, acqua infinita. Fa un po' schifo, però almeno abbiamo l'acqua infinita. Allora qui dentro va l'acqua. Sì, però voglia farla. Ah sì, giusto, ho fatto le canne apposta anche io. Si riempiono? Merda. Devo riempirle addirittura. E non so neanche se funziona, quello è bello. Sai cosa ti dico? Ci facciamo le canne normali e vaffanbrodo. Quindi prendiamo uno, due. Un altro magari, così facciamo giusto giusto. Andiamo di qua, poi rifaremo altre can per la lava che... No, ho preso uno stack. Queste dovrebbero riempirle, mi sembra. Ah, sì, queste le riempie, perfetto. Tanto non ne serve tantissime. Perfetto, ora abbiamo le can piene. Le mettiamo qua dentro e automaticamente si dovrebbero svuotare. Sì, però le perdiamo. Non si sa perché. Vabbè, tanto non abbiamo problemi. Ci serve soltanto per l'acqua per adesso. Questo qua va a vetro, quindi ci mettiamo dentro un po' di vetro. Dovrebbe partire perché i tubi dovrebbero essere pieni, ma intanto ci mettiamo qualche can qua dentro. Magari ci mettiamo 16 e 16. Anche meno, perché non dovrei... vabbè. 16, 16, yeah! Qua. E 16 qua. Quindi qua dovrebbe anche iniziare a rompere. Come fare l'arboretum? Andiamo a vedere. Arbu. 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 Allora, golden o cavolo. E questo. Beh, questo è facile. Quindi il tin ce l'ho, redstone. Ne prendiamo uno stack. Ma sì, tanto... ne siamo pieni. E un po' di oro. Ok, ci servono anche un 2, 3, 4, 5. 5 diamanti, sì. È un costo che si può addebitare con 16. Ne abbiamo ancora pochi, eh. Manderò le tartole a fare quel cavolo che vogliono, però. Ah, sì. Siete qua dentro. È come la project table, tanto che per mettere gli oggetti si clicca a sinistra, left click, e per toglierli col destro, right click, yeah, right click, quindi li piazziamo, e questi qua non valgono come crafting, vedete che non, crafting, vedete che non me li ha tolti, quindi dovete piazzare gli oggetti qui, qui parte e mi fa gli oggettini, tranquillamente. Qui invece dobbiamo fare quelli soliti, questi. Quindi ci prendiamo qualche stack di redstone. Qua si mette normalmente. Potete mettere più oggetti. Basta mettere qua. Quando parte qua. Partire.
Vabbè, dammi. O forse sono troppo pochi i 4 biscri. O forse. No, non dirmi che non si collega. No, si collega, allora, quindi. Zitto, eh. Zitto e lavora. Boh. Per adesso so solo che. Quanto cosa fanno? 3,1 megajoule. Aspettate, perché ci vuole un po' di energia per quelli e non mi ricordo se ce ne vuole 4 o più. Questo quanto fa? Sì, ma perché ho 4 al massimo, ma non me lo fa vedere, vaffanculo. Perché gli serve un tot di energia, però non mi ricordo più. Vabbè, dovrei lasciarlo là. Quindi mi servono due di questi, che non sono accumulabili. Questi qua, destro, li togliamo il click. Vabbè, ne ho fatto un terzo, ma vabbè. Ci conviene anche mettere una chest, così mettiamo dentro tutto. Chest, dovrei averla. No, non è questa. Sì, è questa, vabbè. Ok, è questa qua. Qua. Sì, in mezzo proprio, fanbrodo. No. Dov'è la mia? Ah, sì, vabbè. Via. Disco a parte? Oh, è partito, vedete? Ci vuole un pochino, però vabbè. Ci vorrebbe più vetro. Perché non ho più cibo? Eccolo qua. Allora, questo impianto, quello che voglio fare io, è tutto automatico. Ma il bello di questo impianto è che non lo facciamo come, ad esempio, Luke, che usa la IC2 dei Comitubi. Io uso la Red Power. Quindi è un impianto automatico e tranquillamente normale, senza perdite di oggetti o cavolate varie. Finalmente è partito. Dai, dai, manca poco. Eccoli qua, i nostri 4 bischi. Poi con i diamanti, una grave perdita, ma almeno ci facciamo il diamondite del coso. Tanto ce ne resta uno perché ce ne siamo un 3. Perfetto. Vado a prendere un po' di vetro e arrivo subito. Ci dobbiamo craftare l'arboretum e il logger. Sì, ok. Tanto sto facendo un po' di. Perché arriva la grave qua? Non ho capito, vabbè. Un po' di sabbia. Di vetro, volevo dire. Vabbè. Uguale. Quindi col golden, il vetro. Cos'è che mi ci vuole anche? Magari la strada di casing, che non ho bronzo. Questo. E poi? Ah sì, giusto, non ho più. Arboretum. Affanculo. Facciamo sto cacchio di bronzo. Perché ho preso quel che non mi serviva, vabbè. Ne faccio uno. Me ne servo. Ok. Bisogna farli così per forza, perché se no non ti dà il crafting, non ti dà il crafting. Eccole qua. 16, andiamo a fare questi due strati di casing, quindi non me ne servono 4 ma 8. Diciamo, possiamo dire anche che gli strati di casing, chiamiamoli strudel perché se no, sono la base della forestry, perché questi qua sono macchinari della forestry e sono molto belli e utili, soprattutto l'arboretum e logger. Quindi ci mettiamo questo, lo strati e lo small circuit logger. Dove li piazziamo questi? Li piazziamo più vicino possibile a questo macchinario qua, a questa stanza. Però farli qua sopra sarebbe una brutta cosa, visto che sotto non c'è c'è il nulla. No, ricarica, sì. Quindi o ci creiamo una stanzetta qua.
O se no dovremmo andare un po' più lontani, che mi sa che farò quello. Perché mi serve... Beh, qua potremmo anche andare. Perché non mi serve tantissimo. Sì. Epic fail. Serve poco. Cosa serve? Una cesta. Fermati. Ok. Apri. Una chest. Ah, ok. E magari gli Stirling Engine li faccio io tranquillamente, così evitiamo di andare oltre l'episodio lungo. Così siamo a posto. Ok, li ho finiti, sono qui. Eccoli qua. Due Stirling Engine con il nostro Coven. No, si chiama qualcosa. Eccolo qua. Con 64 stack di questi qua andranno abbastanza. Quindi li piazziamo così. Zac zac. Questo qua automaticamente fa così, sempre, vediamo la nostra branch, lo giriamo. Questa qua non è la branch, quella che intendevo io, mi sono sbagliato. Questa qua non distrugge i tubi. Bisogna fare un altro che costa una barca di soldi. Ma vabbè, qui dovremo togliere tutto. Vediamo di togliere un po'. Tanto automaticamente l'arboretum toglie da solo, però mi serve spazio, quindi togliamo un po'. Ok, ha tolto troppo sta cosa. Vabbè. Tanto toglie lui. Mi serve anche, vabbè, redstone torch tranquillamente. Mi sono fatto anche una lista, ma la sto seguendo. Non la sto seguendo. Vabbè. Apriamo. Ancora. Odiosa sta porta. Redstone torch. Solo queste. Ma io ne avevo fatte tante di redstone torch. Infatti me ne servono un paio. Qui in poche parole, con questi qua lui crea automaticamente le sue cose. Ma prima di fare tutto ciò, penso di fare il tutto l'ambaradam. Quindi iniziamo subito a fare qualche tubo che ci servirà. Perché pneumatic non ne ho, quindi andiamo a prendere parecchio copper e tin. Ho più tin che copper. Sì, l'ho detto così perché non stavo capendo cosa dicevo. Quindi facciamo un macello di brass. Il vetro ce l'abbiamo. Il colore ce l'abbiamo, sì. Yes. Ho fatto anche colore verde perché ora ho fatto l'ampliamento off camera dell'impianto questo qua. Vedete qua c'è un tubo. Qua la sorting machine prende anche la redstone e la cobblestone a 64 stack. Quindi ogni 64 stack lo manda qua dentro. Questo qua lo manda al colore verde che va di qua e va direttamente alla cesta. Non vi faccio vedere il tubo perché non ho voglia di togliere tutto questo. Queste qua sono semplici cover. Volete vedere una cosa figa? Ve la faccio vedere subito. Datemi magari uno di questo. Dov'è la lama? La lama celata. Ok, eccola qua. Ci facciamo le cover. E creiamo gli Hollow Marble Creeper. Vabbè, queste qui hanno cover col buco. Cosa sono? Servono per i tubi della Red Power. Quindi lo mettiamo così. Questi cosi qua lasciano tanto spazio per il tubo, però il cubo, come vedete, sembra intero. È quella la loro bellissima funzione. Chiuseremo anche qua fuori perché non voglio avere quella roba là. Un'altra cosa, ma qua ci sono le cover di Dirt.
Ci sono! Che figata, è anche grass. No, grass. Non sembrerebbe, ok, allora c'è soltanto la dirt. Questi qua sono molto utili, mettiamo via. Qua ancora un linking book per il nether, inutile. Vabbè. No, 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 dove eravamo arrivati? Vedete qua ormai va su perché l'energia è al massimo. Qua serve da spegnerli, aspettate. Così sti qua si spengono e non ci consumano tutta la lava. Visto che non li utilizziamo in questo preciso momento. Cavolo, l'industria smetta così, sembra sempre accesa, cavolo. Ok, redstone torce non mi servono. Quindi cosa devo fare anche? Il stile in genere, ok, vabbè. Chest. Due sorting. Bello. Le sorting si fanno con il filtro. Boh, faccio tutta la corrente e arrivo. Ok, eccoci tornati. Ho fatto tutti gli oggetti indispensabili per questo impianto e ho fatto un mega buco qua sotto. Perché questa qua sarà la nuova campo di battaglia o campo di lavoro, facciamo così. Quindi, come funzionano questi due attrezzi? Il logger non può essere aperto. Io sono senza carica del jetpack. Basta, devo ricaricare tutto. Qui dentro vedete che vuole tre tipi di oggetti. I sapling, questo materiale strano che si chiama humus, e la sabbia. La sabbia non dobbiamo mettergliela dentro, è lui che la dà, diciamo. Dopo che è piantato, l'humus ridiventa sabbia, e la sabbia è come lo scarto, diciamo. Come fare l'humus? Allora si prende la sabbia, la patite e la sabbia e si fa questo fertilizer. Fertilizer ne dà 8 ciascuno, quindi con 64 e la terra così fa 8 di humus. Quindi già con 64 ne prendiamo un bel po'. Facciamo 5 stack di humus perché poi capirete perché. Andiamo qui e buttiamo dentro tutto. Poi i sapling. Poi prendiamo i nostri sapling. Mettiamo di legno normale. Perché? Perché non ho voglia di prendere quello. Ci mettiamo tipo 4 stack, però all'ultimo stack ne togliamo qualcuno. Potete anche metterli tutti, ma per essere sicuri che il nostro impianto funzioni, meglio metterne meno di quelli che speriamo che userà. Quindi buttiamo dentro il tutto e stiamo tranquilli. Quindi, come fare il nostro impianto? Ma vaffanculo, che lag è? Odio sti mini lag, cavolo, non so perché adesso lag a fare mini lag, basta, dico solo quello. Quindi, noi abbiamo questo impiantone. Come fare? Allora, è anche il jetpack che fa lagare. Il nostro, prendiamo tutti gli attrezzi del mestiere. Quindi le due sorting, questo, un po' di pneumatic tube, la chest che avevo fatto. Che non ho. Dov'è la chest che ho fatto? Mica roba essa. Va bene, faccio un'altra tanto di sta roba qua non ce ne serve tantissima. Perfetto. Chest. La nostra chest la andiamo a piazzare davanti al logger. Qui. E sotto la chest ci mettiamo la nostra. Ah, ma che cacchio adesso? Eccolo.
Perfetto. Il nostro sorting. Questo sorting dovrà avere due uscite. Una andrà di qua, poi la coloreremo, e porterà in alto. Aspettate. Come fare? Intanto qua si collega, tranquilli, metteremo delle cover. Boh, sti lag di merda. Vado a prendere le cover. Magari prima a dormire così evitiamo spawn di creeper. Di creeper. No. Maledetto mischero. Dormiamo, 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 dormiamo. Uffa, che palle sti lag. Proprio sull'impianto migliore possiamo dire. Cioè, è utilissimo questo impianto. Quindi, io sono andato a dormire e vado a prendere anche le cover. Dai, che non ho tempo. Prendiamo queste cover, tanto ce ne servono un paio. Andiamo a piazzare tutto. Allora, cover, evitiamo l'andare sulla cesta. E evitiamo il tubo che vada dentro da in parte, perché noi da questa cosa qui, tanto senza energia non può fare, non può nuocere nessuno, e siamo a posto. Qui mettiamo rosso, va bene, se basta uno. Allora qui bisogna mettere i sapling, quindi prendiamo uno da qua, tanto uno in più uno in meno non cambia. E non va inventory tweak, peccato. Questi sapling qua, in poche parole, con dal rosso vanno di qua. Perfetto. I sapling vanno nel rosso. Poi dobbiamo dirgli alla sorting che tutto il resto vada nell'arancione. Quindi qua mettiamo questo e va all'arancione, che non trovo più. Sì, ce l'ho qua. Che vada all'arancione. Quindi arancione. E poi mettiamo la seconda sorting machine qui. Qui dentro gli diciamo no. Gli diciamo di mettere il legno. Vediamo. Mi serve questo, che è normale. Per ora, perché abbiamo solo sapling normali. Poi se volete cambiare basta mettere il legno qui dentro e i sapling qui dentro. Mettiamo sempre le solite impostazioni, colorato, allora qua sempre arancione e qua sempre rosso. Perfetto, qui ci faremo. No, che cazzato ho fatto. Non va qua. Va per davanti. Va. Oh. Oh, micro lag di merda. Va così. Vabbè, stessa cosa. Ha ragione. Puff. E il nostro sorting. E sempre stesse impostazioni. Quindi questo. E questo. Arancione e rosso. Legno come prima. Qui dobbiamo farci anche l'energia elettrica, quindi stiamo poco e facciamo così, intanto carica la batteria. Facciamo più veloce, più vicino possibile. Magari la facciamo qua. Vi ricordo che gli impianti Red Power si accumulano l'energia stando vicini tra di loro, quindi non servono cavi. E per fare ciò basta mettere i cavi che avevo da qualche parte. Ok, eccoli qua. Quindi che cazzo è vero? Colleghiamo il tutto. Come faccio qui? Non lo so. Qua e qua.
Perfetto. Collegato questo, così abbiamo le due sorting. Ci serve una chest. Quindi allora qua è meglio mettere qualche cover in più. Qua ci serve una chest, una ender chest appositamente creata con un filtro, messo così, un timer. Allora, intanto prendiamo l'ender chest, no, qua la ender chest appositamente creata col colore bianco rosso bianco. Qui dentro, quando finiremo l'humus, noi avendo l'ender chest pronta all'entrata, quindi la mettiamo qui ad esempio. Poi qua metteremo i cartelli perché ormai non ci capisco più un cazzo. Qui metteremo dentro l'humus quando sarà finita e automaticamente la mette dentro. Come funziona questi tre machi? Perché metto i tubi da sotto e da sopra? Da sopra arrivano i sapling. Quindi quando il tubo, quando gli oggetti entrano da sopra vanno nello spazio dei sapling. Quando gli oggetti entrano da sotto vanno nello spazio dell'humus. Quando gli oggetti entrano da in parte vanno nello spazio della sabbia. Quindi noi avendo questa roba qui bisogna mettere anche un timer, in modo che ogni tot ci dia il coso. Ci conviene mettere uno per volta in modo che ci dia un coso. Qua possiamo anche tanto. Ok, qui invece la sabbia automaticamente uscirà senza dover mettere tubi e tubetti. Quindi prendiamo le nostre ender chest gialle, rosse e gialle, che è il nostro smistamento. Il nostro smistamento, non so quello che colore che avete voi. Questo è lo smistamento, questo è humus. Poi le altre sono per la lava e tutta quella roba là. Queste qua sono tutte lo smistamento, perché questa qua, ender punch, smistamento, apre quella. Qua automaticamente la sabbia entra. Ho una piccola paura per l'effetto dell'ender chest, essendo una mod diversa. Non so se sia compatibile. Spero di sì, perché sulla cosa normale ho usato le metal chest, le iron chest, mi sembra, la mod delle iron chest. E funzionava. Quindi non credo di avere. Non credo che avremo tanti problemi. Fatto questo. Qui abbiamo finito. Sì, ok. Abbiamo finito, concluso questa parte. Se volete ora potete chiudere tutto, quindi ora chiudo tutto e arrivo subito. Ok, ho chiuso tutto, qua sotto ho messo due o tre torce per evitare mob spawner. Tranquillamente potete chiudere adesso, non si serve. Ora ci serve la parte interna, cioè qua sotto. Che brutta cosa. Meglio farci una passerella. Sì, vabbè. Sì, ok. Ma vaffanculo. Io spero solo che non si scarichi il coso, perché sennò sono una merda. Ok. Dov'è il mio? Qua sopra. Perfetto. L'unico posto in cui non volevo che ci fosse. Vabbè. Portiamo i nostri tubi. Non mi tiri da maledetto. Beh, bravo. Quindi usciamo. Da dove? Da qua. Ci facciamo un piccolo buco. Qua, come vedete, ho creato una piccola stanza sotto perché mi serviva. Esatto. Qui andiamo su. Sì, ok. Eccoci qua. Poi chiudo, tanto non ci serve. Ok, col tubo quello lì lo portiamo fuori. No, dobbiamo crearci due macchinari. Beh, uno l'ho già creato perché è la Powered Furnace, che sapete già come fare. Semplicissima. L'altro è un nuovo macchinario che si chiama Sawmill. Si fa così. Quello là, il coso qua sotto è redstone, oro redstone.
quello per tutti i macchinari ormai. E ho piazzato i tubi in questo modo, fuori. Perché? Perché a noi serve che l'energia gli arrivi sul muso, perché tutti gli altri buchi dobbiamo averli vuoti. Quindi piazziamo il sawmill, così. E dobbiamo fare arrivare i tubi qua. Quindi prendiamo i nostri tubi. Usciamo perché sennò non riesco più a uscire. Vaffanculo. Mi si è scaricato. Oh, vado a ricaricarmi il jetpack e arrivo così. Siamo a posto. Ok, ho ricaricato il backpack. Il jetpack. Quindi togliamo tutto questo schifo qua. Dobbiamo portare i tubi, bellissimi tubi, qua sopra. È notte, cazzo. No, spawner, creeper, creeper, quindi via, 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 via. Via, 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 qua. Oh. Dormi. Dormi, 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 dormi. Ok, sperando che non ci arrivino creeper. Ho scoperto che la... Questa qui vale come spada, quindi non male. Qui fuori c'è un zombie. Lì sopra c'è uno zombie. E cazzo mi ha dato... Coltivazione di patate. Aspettatevi una coltivazione di patate. Quindi... Dobbiamo far arrivare i tubi qua fuori, quindi quello... Ok. Qui arrivano gli oggetti, vedete che sul blu entrano. E... Ok, e sotto c'è il giallo, perfetto. E in parte arriva alla... Powered Furnace. Dalla Powered Furnace esce qui. Quindi i nostri due macchinari sono fatti, non gli vediamo il muso, peccato, però ci servono tutti gli altri e quindi non possiamo... quindi ora dobbiamo fare una cosa col sawmill. Noi dal sawmill ricaviamo da un pezzettino di legno grezzo. La sua funzione è quella di, da un pezzettino di legno grezzo, arriviamo a fare 6 pezzi di legno invece che 4 come quando li usiamo sulla crafting, più una polvere bianca. La polvere bianca. La polvere tipo giallastra, rosa, qualcosa del genere. Quella polvere là, se messa nella crafting a mo' di chest, diciamo, 8 di quelle polveri là, fa una specie di lingottino piccolo, compressed qualcosa. Quel lingotto cotto fa la carbonella. Quindi cosa fare? Prendiamo questa cosa e ci facciamo l'automatic crafting della carbonella. No? Forse... Non so se riesce perché... Però si può provare. Allora... Possiamo dirgli, visto che abbiamo l'elettrodata... Questa qua... La mettiamo attaccata... Eh sì, può venire proprio. La mettiamo attaccata. Non riesco ad aprirla. E dopo... Lag. Quante ne ho moltiplicate? Ok, vedete che qua si collega, basta mettere sempre il solito cover. Ormai. Poi da qui dobbiamo farla uscire. Dobbiamo andare a prendere qualche tubo. Prendiamo quelli di oro. Sì, ce li ho qua da qualche parte. Ce li ho qua, eccoli qua. Mi serve quello di legno che dovrei avere. Mi serve questa qua e una redstone torch. Perfetto. Dobbiamo riuscire a fare un impiantino
tipo tutto attaccato, però utile. Quindi mettiamo la nostra, questo qui, con i suoi dovuti, questo e la redstone, poi perché coso, poi ricolleghiamo. Questi qua si collegano, merda. Non va bene che si collegano. Vabbè, noi li facciamo far così, è un giro un po' cazzo, però vabbè. Così non si collegano. Noi abbiamo sta impiantino qua. Qua l'automatic crafting dovremmo avere quei cosi là per farlo funzionare bene, però vabbè, per ora dobbiamo cagarci le scatole. Quindi cosa fare? O prendo un po' di legno in modo da fare quella polverina là. Sì, vado a prendere un po' di legno. A fare la polverina. Ehi, la polverina. Magari non prendo quegli alberi là. Basta 8 pezzi perché la polverina viene fuori ad ogni pezzo di legno circa. Il 99% delle possibilità. Tipo 100%, diciamo. E possiamo anche usare quella, questa qua, tanto per la tricapitator non ce ne frega tantissimo. Quindi andiamo qua sopra. Questa qua funziona anche da... L'avete sentita anche voi? Non ditemi che qua. Cosa abbiamo trovato? Questo qua è... Qui dentro ci sono mob spawner. Possiamo farci... bella. Qui lo fissiamo anche se è vicino a casa. Spawn... e found craft. Qui ogni tanto... No, dovrebbe essere sempre... Troverete sicuramente uno spawn di zombie e uno spawn di scheletri. E non è male. Soprattutto se faremo la... una farm di scheletri, visto che le ossa ci serviranno. E anche di zombie, se volete, però. Vabbè. Diciamo che servirebbe più per fare una farm di esperienza, però finché non faremo la Towncraft non potremo farla. Quindi dove eravamo rimasti? Ok. Evitiamo l'uscita. Io devo entrare qua, però. Ok. Evitiamo l'uscita e li mettiamo dentro questi pezzettini qui. 7, 8. Qua accendiamo. Mi serve una leva anche per di qua. Ok, qui chiudiamo per ora che tanto non ci serve più. O se no, aspettate. Facciamo partire il meccanismo. Qui mettiamo dentro il carcco, il cocoel qua. Vabbè, questo qua non serve. Tanto facciamo partire l'arboretum, così si crea il suo spazio vitale. Ah, ecco. Non detto, il suo spazio vitale è più vitale, è più grande di quello che speravo che fosse. Quindi, dovremmo fare una cosa del genere per fare sta roba qua. Dobbiamo piazzare questo. Così. No. Ok. Mi è un po' strano questo filo, vabbè. Eh sì, vabbè, non serviva questo. Così e mettere... Ma sta già creando? No, sta distruggendo, vedete. L'unico suo problema è che quando distrugge i pezzettini li lascia per terra e quindi va a far male. Quindi mettiamo la bat box sempre uguale prima. Ok, bat box.
che è già carica, vedete? Con il nuovo aggiornamento la Batbox non perde energia quando si distrugge, quindi siete a posto. Qua vi darò un macello di roba, però almeno. Quando si sarà creata la sua cosa, inizierà a piantare gli alberelli e sarete a posto. Non ho messo ancora il carbone sul logger perché finché la struttura dell'arboretum non avrà finito, il logger non servirà a niente. E quindi sprecherete carbone inutilmente. Qui dovrebbe aver finito, esatto. Ci dà legno e questi. Questi qua nell'automatic crafting, se riesco a beccare, esatto. Da i compressed questo, perfetto, e quando cotto va su, va dentro alla fornace, la fornace lo cuoce e lo butta dentro la cesta. Questo qua è un impianto per creare il carge coal all'infinito, diciamo, ovvero qua, perfetto, chiudiamo tutto, un bel impianto del genere. Vediamo se crea qualcosa di interessante. Sta ancora distruggendo. Dov'è che nascono sti schifi? Ah, sarà qua sotto. Quindi nessun problema. Dovete far stare tutta sta roba dentro a un quadrato, perché avete visto che ve le distrugge. Però quando inizia a costruirsi tutti i meccanismi, lui taglia finché riesce, quindi tagliate via anche un layer voi, uno o due, in modo che gli alberi crescano, perché non si sa mai. Perché lui taglia l'indispensabile per far crescere, però se avete una montagnone del genere, gli alberi non crescono, quindi tagliate via qualche layer anche voi. Perché dovete tagliare di più di quello che dovrebbe tagliare, però è stupido, taglia quello che vuole. Vedete che automaticamente piazza l'humus, difatti qua dentro sta calando 50-49. Ne consuma uno stack e qualcosa per riempire tutto il suo bellissimo quadrato. E fa un quadratone gigante in cui piantare gli alberi. Ma vaffanculo. Piantati gli alberi, il logger farà il resto. Quindi inizierà a tagliarli, recupera tutti gli oggetti, perfino le mele e i sapling. Quindi se cascano per terra e dite andiamo a prenderli, non serve. Perché automaticamente appena i sapling cascano per terra o entro un tot di tempo che sono nel coso, mi sembra entro circa 20 secondi, qualcosa del genere, li raccoglie e automaticamente li butta nella cesta. Tutto quello che il logger raccoglie butta nella cesta. La cesta, visto che è collegata al sorting, i sapling li manda nel rosso, quindi ritornano nell'arboretum. E tutto il resto va nell'altra sorting. Ah cazzo, ho dimenticato che qua devo fare anche un'altra cosa. Quindi noi abbiamo fatto l'impianto per il legno. Noi dobbiamo fare anche l'impianto per le mele, perché le mele non possono essere trasformate in carbonella a meno che. Quindi qua dobbiamo dirgli che nell'arancione vada. No, com'era? Rosso arancione. Oh. Lo piazzi? Ok. E quindi passiamo, piazziamo la nostra chest. Ma quante chest? Io ho calcolato 4 chest. Ah sì, perché avevo fatto. Ok. Boh, allora servono meno chest. 3 chest, ender chest. Quindi siamo arrivati qui, qual è l'impostazione? Rosso va al legno, quindi il rosso. Oh, entra. Quindi il rosso. L'arancione va alla cesta. Perfetto. E il rosso va. Vaffanculo.
E va a fanculo. Quindi il rosso va al legno. Perfetto. E voi direte, ma perché usi sempre Ender Chest? Perché mi piacciono un fracco. E visto che c'è la possibilità, grazie... Ok, non ho distrutto niente. Grazie alla mitica EE3 di fare blades infinite, perché non usarlo? Ho sempre dovuto andare a cercare le blades, i blades di merda, che io odiavo perché sono odiosi. Lo direte anche voi. E con questo qua state tranquilli. Vedete che gli alberi li pianta. Quando questo qua sarà un po' più veloce, sarà un po'. Fa questo quadratone qua di terra, che è humus, non terra. E intanto mettiamo il carbone qua, che intanto fra poco inizieranno a crescere. Andiamo ad aprire quelli, che sono già aperti, ma vabbè. Dettagli. Potremmo però far evitare di consumare anche un'ennesima Ender Chest e mettere... Qui non ci ho pensato prima. Quindi togliamo questa e mettiamo i tubi che arrivano fino all'Ender Chest. Allora, non so se direttamente va direttamente nella cosa, quindi proviamo, tentiamo. Ma che cazzo però. Ah, giusto. Però va dentro. No, va tutto su uno. Che cazzo. Quindi devo modificare tutto, aspettate. Sono i creati. Ah no. E vai. È già caduto giù il tutto. Vabbè. Quindi bisogna mettere... Così. Vedete che già inizia a prendere il primo legno. Poi la nostra... Crafting automatiche. No, non deve entrare per di qua, maledetto. Quindi mi serve un'altra cover. Dove sono le cover? Qua. Là. Qua dovrò fare uscire la... Questi. Dopo devo farli tornare su. Ah, ok, è più facile di prima. Così e così. Semplicemente. Qui metto i nostri... Questi due. E siamo a posto. Zac e Zac. Qui gli mettiamo il crafting. Tac 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 tac. Mettiamo così. No. Lasciamo stare questa stronzata che ho fatto. Qui sopra mettiamo rosso, perché mi sono dimenticato che la ultima Ender Chest andava qua sopra, in modo che il legno vada sopra. Vabbè, ormai è rotto. Perfetto. Vediamo. E qua non arriva più un caso. Vedete che già è iniziato, il nostro logger ha chiuso. E appena piantato l'albero, l'humus diventa sabbia. Perde il fertilizzante, diciamo. E la sabbia viene mandata qui dentro. Viene mandata qui dentro, sti lag del cazzo. Aspetta, vediamo se va. Sì, va. E se noi finisce l'humus? Semplice, li buttiamo dentro e lo buttiamo nella chest che abbiamo all'inizio della casa. Quella bianco-rosso, già bianco-rosso-bianco. Semplicemente, vediamo se cresce un altro albero. Cresce albero. Vedete che i sapling cadono, non so se avete visto. E li raccoglie, li butta là dentro e i sapling automaticamente dovrebbero entrare qua. Deve tornare su e andare qui dentro. Avete visto che si è modificato appena aperto. Non so, c'è un piccolo no, bug che non mi fa vedere le cose che vanno dentro per i tubi, ma vabbè. E anche le mele
Vanno qua dentro, vanno nella seconda cesta. E siete a posto. E ho risparmiato anche una ender chest. Impiantino un po' costoso, però molto semplice, come vedete. Semplice. Fate voi. Però non è che sia costato così tanto. Qua possiamo anche chiudere. Qua bisogna lasciare così. Qua si potrebbe mettere una cover, quindi ci mettiamo una cover. Là. Qua si potrebbe mettere quelle che abbiamo fatto vedere l'altra volta, che sono le anti-cover. Chiamiamole così. In modo da non vedere dentro, però vabbè, chi se frega. Dai, crescete alberi che voglio farvi vedere come funziona. Albero, albero. Ok, stop il video e quando cresce un albero vi dico. Eccolo lì! Eccolo lì! È nato! È nato l'albero, finalmente. Dopo un po' di tempo, perché ero qua da un po'. Allora, il logger appena becca l'impulso dovrebbe iniziare a tagliarlo. Guardate, guardate, guardate. Taglialo, 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 taglialo. Buttalo giù, buttalo giù. Eccolo là, vedete che fa anche la sabbia. Taglia, il logger taglia. Taglia. Sì, taglia perché questi motori qua sono le cacchette, però vabbè. Taglia. E vedete che qua c'è la sabbia. La raccoglie. Qua la sabbia, però la butta automaticamente dentro la cesta. Qui. Se crea sapling, li butta qui dentro. Io le foglie posso buttarle via. E anche la matite. E tutto il resto. È noia, no, scherzo. Tutto il resto va qui dentro. Se riusciamo a entrare. Va qui dentro. Va alla sawmill. La sawmill butta il legno qua dentro. E manda il resto all'automatic crafting. L'automatic crafting lo butta qua dentro a cuocere. What the fuck? Vabbè. Io posso mettere dentro le robe nel giallo. Vaffanculo. Dai, facciamo un esempio. Dovrei avere un po' di legno. Eccolo qua. Ta-ta-ta-ta-ta. Legno va di sopra e il resto va qua dentro. Dovrebbe averlo beccato. Vediamo se si è riempito. Sì, manca uno. Perfetto. Il nostro, vedete col tubo d'oro dove deve partire. Va su. Arriva qua. Lo cuoce. Perché è arrivata sta cosa? Che palle. Qua non deve uscire niente. E che fine ha fatto adesso? Ecco via. Sawdust, compressed sawdust. Qui. Dà la carbonella, però non dovrebbe farvela vedere, esatto. La butta qua dentro e bye bye. Quindi qua non dovete. Come fare? Se volete la chest potete anche metterla di qua, che forse è meglio. Sì, dai, la mettiamo di là. È più bella. Di qua. Quindi qua potete mettere niente. Qua sotto deve essere giallo, qua blu, se lo fate arrivare da dietro, e qua rosso, uscita, o anche sopra. Poi qua potete mettere tutto blu, tanto non facciamo così, così evitano di essere attaccati. E noi vogliamo che entri da dietro, quindi possiamo togliere tutta questa roba qua. Perfetto, noi abbiamo l'entrata da dietro e l'uscita a sinistra. Qui ci sarà buio, quindi mi sa che farò un po' di torce, però con la carbonella almeno evitiamo di sprecare carbone. Dov'è la mia pietra? Andiamo a fare un po' di torce, non si sa mai. No, dovrei avere un po' di torce, esatto. Quindi, questo impianto è l'impianto un po' costoso, possiamo dire. Però forse il più funzionale tra quelli che hanno fatto molti youtuber. Perché ho visto l'impianto di Luke, l'ho visto l'impianto anche quando ha fatto la sua serie in Mistocraft, diciamo così. E
E quello dei tubi dell'IC non mi piaceva per niente, vi dico solo questa. Per il semplice motivo che i tubi dell'IC sono stupidi. Diciamo così, ma già c'è lag e poi siete già anche in due, sti benedetti bastardi. Quindi questo qua l'ho inventato io, non l'ho preso spunto da nessuno, così non mi dite che copio. Ed è, secondo me, l'impianto forse meno casinista, possiamo dire. Perché bastano due tubi, qualche sorting e un filtro. Poi questo qua fa da solo perché potevo metterlo tipo là via in fondo e usare quello là via in fondo in caso, ma è per evitare di usare 30 milioni di cavi che non sono poco costosi, cioè che non sono economici, sono 6 lane e 3 lingotti blu che si fanno con 4 nicoliti e un silver, vuol dire che hanno un bel costo per farne tanti. Quindi questo qua sarà la mia utilità delle batterie, 3 pannelli solari e una batteria semplici semplici, tanto per due sorti non mi serve tantissimo. È più se dobbiamo fare una roba del genere, tipo tante alloy fornaci, dovete mettere un po' più energia, però. Però questo impianto vi dico solo che è fantastico. Ole! Quindi possiamo dire anche per questo episodio è finito. Forse tanti mi staranno dicendo sì, finalmente, e tanti mi diranno che figata, vabbè. Dovete assolutamente guardarlo tutto. Che questa battuta è proprio una battuta perché farlo alla fine del video è una cazzata, però quindi è stupido. Quindi da DJ è tutto, dal nostro impianto nuovo, funzionante e di legna ne faremo tanta. Guardate, ne ha già fatto uno stack, due stack circa. Unico problema è che non fa legno normale, però ci possiamo anche arrangiare per quello. Basterebbe fare quello là, bisogna tagliare gli alberi, basta. È l'unico modo. Però almeno abbiamo più possibilità. Altro da dire? Sì, da DJ è tutto. Per questo episodio è tutto. Non so quando sarà venuto, però spero che sia venuto corto. E quindi alla prossima e bye bye!